Buongiorno Toliner, benvenuti, ben ritrovati a questa nuova puntata della rassegna stramba del venerdì con il nostro co-conduttore preferito del cuore, il mitico Tommaso Nencioni da Rignano come Matteo Renzi. Ciao Tommi! Buongiorno, buongiorno. Finché i cinghiali mi metteranno in fuga e allora dovrò cambiare <ride> casa perché se continuano a invadermi alla fine mi metteranno anche in casa e quindi io dovrò andare via, dovrò andare dall'altra parte. Allora per Stavo mettendo subito la paginata dei primi, delle prime pagine dei PDF ma c'è qualcosa perché mi fa vedere... Mi fa vedere un libro bellissimo che vi consiglio, guarda, ve lo faccio vedere, eh, che mi sono appena scaricato, ho visto che ha fatto un'intervista a un intervisto, eh, Martianov, all'autore, che si chiama Fadilama Lama, che non conoscevo, eh, ho dato un'occhiata, sembra molto interessante, un altro, diciamo, discepolo della, di confessione, eh, come si dice, azzoniana, e Quindi a breve probabilmente vi farò una capa tanta con una recensione di questo libro che è abbastanza compatto, ma eh, sembrerebbe molto ben fatto. Invece, andando intanto prima alle prime pagine dei nostri giornali. Eh, proprio carrellata eh, intanto continua questa campagna no? che appunto come, come diceva giustamente Granato l'altro giorno insomma ovviamente la vita di un bambino israeliano conta come 100 vite di un bambino palestinese per cui dei bambini israeliani bisogna conoscere tutti i nomi e ci mancherebbe di quelli rapiti mentre dei 1500 ormai 1300 morti sotto le bombe israeliane ovviamente non sappiamo un cazzo e non ce ne frega un cazzo e quindi c'è questa campagna un po' tra giornale e stampa giustamente di eh, diciamo di, 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 di um, TV del dolore e informazione del dolore fondata su appunto eh, mostrare le foto dei bambini ovviamente dei bambini solo del del popolo libero ecco sono perché quelli sono gli eredi del popolo libero mentre gli altri sono Cuccioli di animali umani, come l'hanno detto, e quindi non, non, non c'è bisogno di vedere le foto dei cuccioli di animali umani. Tra l'altro, i cinesi, gli arabi eh, e eh, gli immigrati eh, dal continente nero sono tutti uguali, come si sa, e quindi sarebbe anche un po' inutile. Basterebbe metterci una foto, tanto sono tutti uguali, sono abbastanza indistinguibili. E quindi, comunque, come, continua questa battaglia insomma alla ricerca de, de la, dello strumento motivazionale per giustificare il genocidio. Sul libro, invece. Si concentrano su questa diatriba che non ho seguito eh, con eh, il dibattista un po' di giorni fa. Eh, il titolo era il Mullah Diba e ora il Mullah Diba ci fa la fatwa. Insomma, è tutto uno scontro eh, di lì e tra l'altro, appunto. Eh, molto interessante invece mh, uh, il, la verità al titolo principale a Roma l'uomo che mantiene gli orfani dei kamikaze islamici eh, quindi è, da questa, appunto, è arrivato in Italia appunto Hannun annunciato da un evento su Gaza destinato a creare nuove tensioni nella capitale è considerato uno dei bracci finanziari di Amassi in Europa da 20 anni è in tutte le liste nere ed è nel mirino di magistrati e 007 tranquillamente e chiusura di conti, eh, non ne so un cazzo quindi mi, mi fermo qui. Eh, invece, ovviamente, il foglio diciamo senza perché non ha le foto dei bambini. Fortunatamente, perché non ha le foto eh, nel, nel suo formato, diciamo non ha la foto notizia nel suo formato. E quindi, diciamo la mette su un altro piano. È ora di dare la cittadinanza italiana agli ostaggi di Hamas perché hanno bisogno della strada, sono cittadini israeliani. Non ho capito perché avrebbero bisogno della uh, cittadinanza. Italiana probabilmente per dire che poi così dovremmo entrare in guerra direttamente noi con Gaza e bombardare noi Gaza. Non capisco proprio eh, la logica, ma eh, qui è proprio sono partiti per la tangente Israele. Senza andare, che loro cazzo vogliono la città di completamente <ride> <un> Israele. <ride> non può alzare bandiera bianca, insomma, vabbè, tutto da un po', un po di propaganda. Suprematista, 80 al chilo Corriere della Serva Manovra Tensione tra alleati Qui appunto diciamo eh, Poi appunto ne abbiamo parlato ieri eh, C'era il pippone di ieri Poi magari con, con Tommaso appunto affrontiamo un po' Anche di cose che, che non c'entrano Con eh, la crisi di Gaza Anche se un po' c'entrano Anche se devo dire appunto L'altra notizia di oggi è che appunto La BCE ha rimandato eventuali aumenti Dei tassi di interesse in avanti Quindi diciamo un po' il nostro allarmismo Che questa nuova tecnologia in Medio Oriente, in qualche modo, eh, av av avviasse una nuova spirale inflazionistica da speculazione che poi, appunto, giustifica o permette, diciamo, alle banche centrali di aumentare ulteriormente i tassi di interesse. Per ora, diciamo, sicuramente non, non sono stati diminuiti. Ecco, questo, questo, assolutamente sì. Però, nemmeno eh, riaumentati. Diciamo, una, una soluzione un po' mediata, mediana. Ora, forse aumentarli in questa fase era un po' complicato, anche se, diciamo, ci sono degli elementi che spingano verso ulteriori aumenti ad esempio eh, si è confermato l'ottimo dato ora poi non ho approfondito però della crescita del pil americano eh, nel terzo trimestre quindi diciamo eh, insomma ci sono segnali per cui la, la corsa al rialzo dei tassi di interesse potrebbe non essere terminata sicuramente strutturalmente insomma questa cosa qua in medio oriente eh, in qualsiasi modo la si guardi rallenta al limite anche la l'incomincia la, la, la eh, pospone diciamo il Inizio. Uh, dei tagli, eh, però insomma, per ora è una partita un po' sullo stallo, e quindi quella ha una conseguenza diretta sulla uh, politica interna. L'altra conseguenza interna, uh, diretta sulla politica interna, non so se c'è qualcosa sui giornali oggi, ma mi sembra poco, poco analizzata, poco approfondita. E quindi magari sarebbe una cosa che dovremmo fare anche noi, visto che non fanno gli altri, è eh, eh, le ripercussioni dal punto di vista, appunto, no, da ieri lo abbiamo accennato un pochino a otto volante, eh, di mh, il ruolo della cioè sto piano fantasmagorico della Meloni abbastanza fuffoso che è il piano Mattei, però appunto ieri c'è stata questa cosa qua di Bengasi che ha espulso eh, i rappresentanti dei paesi occidentali perché appunto conniventi con il genocidio di Gaza e quindi c'è un po' quella, e non è solo poi l'Algeria assolutamente, insomma, avere eh, insomma, da, i rapporti con l'Algeria sicuramente so si fanno sempre più difficili eh, mentre te sostieni un genocidio e loro sostengono invece la popolazione palestinese, insomma, quindi ci sono un po' di ripercussioni. Comunque, eh, torneremo un attimo su questo. Ci sono, vabbè, qui c'è la Russia pesa di meno di Marco e Marisio. Non ho capito perché, però vale sempre. Insomma, è una cosa che si può, cioè, ogni tanto va ridetta, anche se non c'è nessuna cosa in particolare. Anche perché in questo caso, insomma, mi sembra un po' difficile sostenerlo. Tant'è che invece la stampa apre in modo completamente diverso. Hamas chiede aiuto a Putin, una delegazione in visita a Mosca, primo blitz dei carri armati israeliani dentro la striscia di Gaza, ovviamente la visita di Hamas a Mosca è più per il ruolo che Mosca vuole avere di mediazione, per, avendo no, ottimi rapporti anche con Israele, per la questione degli ostaggi, però insomma qui viene messa in questo modo, tra l'altro proprio un po' il titolo clickbaiting, che, che va bene, eh, si fa anche noi, ci mancherebbe altro, capisco le esigenze eh, di giornali decotti, ma eh, eh, poi in realtà quando rimandi all'articolo, insomma il tono cambia abbastanza eh, si passa appunto da, da, da questa cosa qua al blitz a gaza israele lancia i carri armati nella striscia per scovare capi jihadisti da questo punto di vista qua proprio rapidamente faccio sta cosa a volo di piccione poi con a, con a... tommaso facciamo approfondimenti perché poi nel dettaglio non ho letto quindi faccio un po' una carrellata di titoli eh, perché appunto da questo punto di vista è molto interessante importante poi ovviamente ognuno fa la sua propaganda però diciamo ricordiamo che dovremmo essere stati vaccinati in questi due anni dal fatto che diciamo eh, l'occidente ostenta una superiorità militare eh, molto diciamo più eh, marcata di quella che è in realtà e a volte il suo esatto contrario quindi anche qua bisogna stare un po' attenti ovviamente la situazione è completamente diversa però c'è sempre il fattore che è Esercito regolare contro guerriglia, per quanto siano sproporzionate le forze, poi appunto c'è uno svantaggio di partenza dell'esercito regolare rispetto a una guerriglia in una guerra urbana. No, ne abbiamo parlato comunque mille volte, però la cosa interessante è appunto ieri sentivo Scott Ritter che la sottolineava e diciamo: Scott Ritter un po', tira un po' estremizza sempre, insomma, è molto efficace in questo è un po' non propagandistico, ma molto forte, però tendenzialmente ci ha sempre azzeccato in questi due anni al contrario eh, della stampa di Repubblica e dei giornali italiani, quindi diciamo tendenzialmente uno, uno un occhio, un orecchio lo apre e, e che sosteneva appunto che è una cosa abbastanza intuitiva anche che per ora la campagna comunque non ha assolutamente indebolito Hamas dal punto di vista militare eh, perché appunto non, non sono lì, sono da un'altra parte, sono a 60 metri sottoterra e per ora diciamo i J-DEMS che sono stati lanciati però non, sicuramente non arrivano alla profondità del reticolo di tunnel mentre quello che può diciamo ostacolare eh, il funzionamento dei tunnel però lì bisogna un po' capire se eh, insomma co come in questi anni sono riusciti a farsi arrivare roba che il 7 ottobre ha stupito tutti potrebbero anche essere in grado ancora ora non ne ho idea però eh, sostanzialmente è il blocco del gasolio quindi si blocca il gasolio che vuol dire lasciare morire i bambini che sono nelle incubatrici, insomma, è, è una, un atto, insomma, è un pezzo di genocidio abbastanza consistente, però, che ha una giustificazione militare. Quindi, di nuovo, ovviamente, sempre in guerra le giustificazioni militari hanno sempre la precedenza sulle giustificazioni umanitarie, e, e questo non c'è eccezione da nessuna parte, e, perché il gasolio è indispensabile per alimentare l'areazione la no? sotterranea, e, e questo questa, diciamo, però, è una. Cosa un po' più sul lungo, sul lungo periodo, ovviamente a, avranno, ci avranno pensato. Ecco, la cosa che bisogna capire è che quello che sta succedendo ora, Hamas l'aveva perfettamente preventivato, quindi tendenzialmente in qualche modo si sono preparati. Ecco, poi questo, ovviamente, non vuol dire che che sia sufficiente però per ora diciamo sta andando tutto secondo un copione ecco non è che eh, c'è niente di particolarmente strano eh, e appunto al Mayadin che ricordiamo è molto di parte insomma è il giornale sostanzialmente di Hezbollah ecco eh, dice dopo 20 giorni di guerra eh, la resistenza è ancora in ottima forma no è la dichiarazione del portavoce di e eh? quindi va presa per la dichiarazione per una roba propagandistica in qualche modo però è una roba a cui prestare attenzione perché se la loro è, la, è propaganda la nostra non è da meno la Repubblica invece appunto apre con di nuovo ehm, la Querelle sulla manovra, fisco dietro fronte di Meloni, la Lega punta i piedi sulla manovra, no a mettere le mani nei conti correnti della gente critica anche Forza Italia, la norma presente nella bozza poi smentita da Palazzo Chigi, ira della Premier, basta Guati, non mi faccio logorare vi devo dire che io di questa norma, nello specifico ieri ci abbiamo fatto anche un pezzo un po' sulla bozza che era girata della manovra io non manco me ne era accorto, quindi non so manco di che cazzo stanno parlando, c'eravamo concentrati sulle pensioni e... e sul turnover, sui soldi per eh, gli straordinari in sanità, perché non sia mai che si debba eh, assumere qualcuno. Invece il domani, prima pagina, Furia Lega, Furia Lega, bozze errate e tensioni sulla manovra. Il governo è nel caos. Ma insomma, mi sembra un po' eccessivo. Mi sembra sia una manovra del cazzo che in qualche modo eh, una manovretta eh, che Uh, L'unica cosa positiva, infatti ieri eh, era divertente su Radio Radicale, era la cosa su cui si concentravano, quindi diciamo, la manovra la criticavano ovviamente tutta da destra, eh, che è questa cosa molto banale, che è eh, l'innalzamento della eh, cedolare secca per gli affitti brevi dal 21 al 26%, che è un'operazione... Un giusta ma abbastanza cosmetica eccetera però è eccessiva insomma non piace tra l'altro ricordavano un po' la contraddizione in questo di, di salvini che se sul fronte delle pensioni invece diciamo è più dei nostri rispetto alla maggioranza di governo su questa cosa qua in realtà è più eh, dei loro che non la maggioranza di governo che infatti questa cosa qua eh, che il resto della maggioranza di del governo che questa cosa l'ha portata a casa perché appunto lui diceva assolutamente no, no, è, è impensabile innalzare la cedolare cioè gli affitti brevi sono belli Ognuno con la sua casa fa cosa gli pare. Che ovviamente ieri la mettevano sul piano come se fa a fare gli affitti brevi fossero davvero le singole famiglie. Mentre noi sappiamo chiaramente i dati dicono: No, Airbnb l'85% del patrimonio di Airbnb è in mano a grandi gestori, non c'entra niente il piccolo. È una. Un, diciamo, un settore distruttivo in generale per tutta l'economia che però viene incentivato, quindi diciamo, non c'è nessun motivo per l'innalzamento. Uh, è proprio il minimo sindacale che si possa chiedere. Non so quanti soldi possa portare in casa però è divertente vedere. Appunto, dal centro-sinistra sempre le critiche a destra della destra reazionaria. Questo è una, un patrimonio ormai culturale italiano che ci portiamo dentro e non ci riusciamo, da cui non ci riusciamo a emancipare. Il manifesto. Come interna, non ho letto l'articolo, non ho letto un cazzo della verità. Sono i titoli, eh, non ho letto l'articolo però di Michele Giorgio. Che vale sempre la pena di leggere. Magari poi, quando eh, Tommaso chiacchiera, gli do un'occhiata. Così, invece di leggerlo per esteso, vi riporto poi passaggi chiave. Dice: Sotto assedia, striscia in, in pezzi. Non c'è più cibo, anche se appunto eh, giustamente insomma, sta facendo proprio il cronista. Michele Giorgio, quindi eh, probabilmente ci può anche interessare il giusto, anche se è l'unico diciamo giornalista italiano che parla della roba lì di cui ci si può minimamente fidare e, e poi appunto manovra alla destra litiga sulle bozze, modifica sulle pensioni ma alla Lega non basta, Meloni stoppa a prelievo su conti correnti anche qui insomma un po' di wishful thinking sulle dialettiche interne alla, alla maggioranza che insomma sono, mi sembrano del tutto civili, del tutto tranquille, del tutto... Uh, sotto controllo eh, però insomma ci si vuole fare questo film qua che invece si ispirando a coltellate ma non mi sembra assolutamente il, una rappresentazione realistica invece molto interessante eh, su uh, uh, il sole 24 ore eh, appunto mutui erogazione al tracollo meno 33% dice cala del 20% la, la domanda sia per la ritirata delle famiglie, sia per le cautele delle banche, sia quindi ne chiedano di meno e di quelli che chiedano ne vengono concesse una percentuale minore che in passato, in qualche modo. E questo ovviamente è, mh, insomma, il 33% è tanto, ecco, non è che è un dato, un dato secondario. E però, oltre a questo, sempre sul fronte economico c'era, proprio rapidamente, e poi finisco, eccolo qua, pagina 3, scusate... Questa vicenda mm. interessante, Siemens Energy chiede aiuto e crolla meno 35%, ecco diciamo ci aiuta questa vicenda qui a riportare il dibattito sulla transizione ecologica a qualcosa di vero e non al dibattito diciamo tra oggi appunto su, eh, vedevo uh, no, nella propaganda... Um, uh, nella propaganda negazionista c'era la solita, per dire, non no, ha fatte 2000, no? Mi faceva troppo ridere l'intervista di eh, battaglia che diciamo è proprio. Ehm... Il pas no? della, della negazione dei cambiamenti climatici e della natura antropica dei del riscaldamento climatico. Appunto, sti titolo non sono i tassi di CO2 a influenzare la temperatura, ma l'esatto opposto. E, e chi è questa grande intervista che appunto eh, ma è sempre così, eh? Cioè, questo è un copione che si ripete continuamente: eh, Demitris Cuzoniais è professore emerito di idrologia all'Università Tecnica Nazionale di Atene, è stato preside della Facoltà di Ingegneria Civile e direttore del Dipartimento di Idrologia e del Laboratorio di Sviluppo delle Risorse Idriche. C'è uno che di fisica, modelli, clima, eccetera, ne sa meno di me il Nencioni, cioè ne sa, non, non, non ti fai vedere un modello... Per l'interpretazione dei dati climatici non capisce cosa è, cioè, nel senso, è come dire: eh, eh, Non è vero che è causata dalla CO2 intervista all'amministratore di condominio eh, di casa del Nencione. Che non ce l'ha l'amministratore di condominio perché è un ricco borghese e quindi c'è una villa, ah, no, ce ce l'ho, ce l'ho ah, ce l'ha. È interessante questa. E, però appunto anche loro riportano: invece questa è, è invece è un tema molto più interessante perché appunto eh, parla, no, per Interpretarla la Gabor, del, del mm, il problema che, che, che la transizione ecologica è uno strumento del de-risking state, no? quindi lo Stato che garantisce la rendita finanziaria ai grandi gruppi oligarchici, a prescindere in qualche modo, è a loro disposizione, l'unica sua finalità è garantire la stabilità e, e la, di questi ritorni finanziari. E questo appunto è un capitolo di questa eh, battaglia, qua che è, è sicuramente più interessante, reale e concreta, insomma, della battaglia tra negazionisti insomma e... e allarmisti diciamo per motivi appunto giustificazionisti dell'ascesa dell della finanza Siemens Energy vuole aiuti statali per tamponare il flop pale -eolico. ora ovviamente il problema è che c'è il flop delle pale eoliche il problema è che il flop delle pale eoliche è in buona parte dovuto al fatto che noi abbiamo deciso di Completamente di rinterrompere le supply chains con quelli che ti permettono di fare delle paleoliche o di acquistarle o anche di farle a dei prezzi concorrenziali in qualche modo. E quindi questa è proprio, diciamo, mh, un cane che si morde la coda. Basta, io su mi sembra. Ah, l'altra cosa che volevo segnalare proprio rapidamente è. Eh, rispetto all'ipotesi di campagna e boicottaggio di Israele che abbiamo lanciato e su cui siamo un po' impantanati ma perché eh, ovviamente dovrei essere all'inizio un po' io a rompere i coglioni ma in realtà sono tutto il giorno a scrivere pipponi e non riesco a fare altro eh, però una e siccome appunto il primo punto che ci eravamo posti era du due problemi ci eravamo posti uno appunto creare un primo gruppetto di Chiamiamoci influencer. Toh, mi fa ridere questa parola, come... però insomma, che, che hanno canali che hanno un certo seguito in qualche modo. Ne abbiamo parlato con Stefano Orsi, eh, abbiamo sentito Pubble, insomma, abbiamo provato un po', un po' anche un po' insomma, in modo eclettico. Ecco. Eh, però, dall'altro punto era eh, individuare un marchio. Ora c'è una cosa che sarebbe un po' diversa dal discorso boicottaggio e, eh, inteso insomma come BDS, eccetera, eh, che è però che potrebbe. Essere simbolicamente eh, anche Ganza da fare, che è appunto il boicottaggio di Lucca Comics che ha tra gli sponsor. Eh, ufficiali tra i patrocini ufficiali quello del, eh, del governo israeliano. Insomma, e questa potrebbe essere una partita. Del manifesto riporta la polemica per il patricinio dell'ambasciata israeliana. I fumettisti non boicotteremo Luca Comics perché quello è importante. Diciamo, gli, gli, i protagonisti, i lavoratori, diciamo, ehm, un po' eh, affermati del mondo eh, dell'intrattenimento sono sempre sostanzialmente dei nemici. No? Cioè sono strutturalmente dei nemici. Poi ci sono delle eccezioni. Infatti su questa cosa magari potremmo sentire. Eh, I caluri. Eh, ah, eh, anche loro. E, eh. No, ma soprattutto sicuramente su queste. Ah, no, anche loro sì, non, non credo ci siano nessun problema. Ma un nome, appunto, ben più eh, importante dal, dal punto di vista del pubblico. E, e, e che sicuramente su queste cose qua non ha problemi a prendere una posizione molto decisa, sicuramente zero calcare. Con cui non condividiamo un sacco di cose. Però persona insomma stimiabilissima e che ha a cuore sempre queste cause qua quindi ad esempio eh, bisognerebbe un po' provare un attimo a capire un po' questa direzione qua e l'ultima co l'ultimissima cosa invece ehm, è, è l'ennesimo mass shooting. Eh, nel main, no? l'avrete sentito insomma ieri se ne è parlato abbastanza non noi ma dicono i media in generale la cosa interessante appunto ieri ricordavamo come l'unico problema che si erano posti quelli dell'Institute for Zionist Strategies quando eh, appunto proponevano cioè annunciavano, di rinchiudere i gasaui in gabbia e che sarebbe stata un po' dura e che andrebbe per mantenere l'ordine diciamo andavano uccisi ogni giorno continuamente questo proprio lo dicevano e con queste parole qua, era poi il problema che si ponevano eh, le ripercussioni in qualche modo psicologiche no? su quelle persone appunto come fai poi una persona che è stata lì a ammazzare la gente come cani per giorni e giorni poi a farla ritornare a essere un membro normale della società e qui diciamo vediamo un'altra uh, uh, variazione di quel tema lì che appunto eh, eh, إلا era... عراق l'autore di questo mass shooting era un veterano con disturbi psichici eh, appunto meno di 48 ore prima il senato americano aveva abrogato le restrizioni sul porto d'armi per questa categoria di persone comunque c'è questo tema qua di appunto dei de, de, paesi eh, che si fondano diciamo sull'aggressione proprio fisica militare poi diciamo hanno tutto questo problema eh, de, delle persone che poi sono materialmente eh, di lavoro eh, sparano alla gente nella testa poi tendenzialmente non sono ecco dei cittadini modello è difficile non perché eh, cioè, ma, però insomma hanno un po delle turbe reinserirli nella società è un po' un problema questa cosa qua in america ovviamente ha dimensioni stratosferiche visto che un fanno fa altro che fa guerre da da da, da, da 70 anni eh, in Israele immaginatevi ancora di più nel senso anche perché eh, insomma la, il livello di ferocia medio della popolazione eh, è inevitabilmente no, eh, esploso Basta, mi chiedo. Ho detto abbastanza cazzate. Tommy, tocca a te, Sì. Io, appunto, sui giornali oggi ricomincio un po' la questione della finanziaria perché hanno, hanno dei problemi che penso anch'io riassorbiranno eh, in maniera abbastanza agevole. Eh, però siccome l'anno prossimo si vota, eh, qualche cosa devono dire, eh, gli si dà un'occhiata. E poi, appunto, c'è la, la questione di Gaza, però, sui giornali, insomma, l'apertura è più sulla finanziaria e allora per inquadrarla in maniera come sempre un po', un po realista poi dopo si guarda anche qualche delirio però eh, è sempre bene penso partire da Massimo Franco che quando insomma quando fa un po' la cronaca parlamentare eh, è sempre da leggere che è a pagina 13 di fare del Corriere e qui il problema quello lì è che praticamente c'era una norma che prevedeva la possibilità per chi non, per, per, per gli evasori diciamo conclamati confessi e giudicati eh, di fegliargli i soldi direttamente dal conto corrente e è questo che ha fatto soprattutto cazzare salvini no? e quindi c'è stato eh, da lì da lì è partito tutto il fuoco di fila che però poi tocca anche altre cose la finanziaria quindi dice appunto Massimo Franco, un disaccordo sui conti che alimenta la confusione, dice di rilassare a bozza la manovra finanziaria che strappendendo colpe è qualcosa di più di una presa di distanza, in effetti comunque quella l'abbiamo presentata come la finanziaria, invece poi oggi è diventata una bozza di finanziaria, quindi questo effettivamente è una cosa un pochino più de, 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 del tira e molla sul provvedimento, penso anch'io io verrà... Comunque, facilmente riassorbita. Comunque, di una Lega che finora ha ottenuto poco, diventa una richiesta di ripensarla in profondità, in maniera di pensione e di tasse. È vero, il vicepremere e ministro Matteo Salvini tende a distinguersi su quasi ogni tema toccato da Giorgia Meloni, competizione elettorale, si dice, in questo caso però si indovina un malumore più profondo e il governo fatica a riassorbire. Le ipotesi emerse finora contraddicono in modo eclatante alcune promesse del leader della Lega, ribadite nelle ultime settimane, e ripropongono masse sui conti pubblici tra Palazzo Chigi e il ministro Giorgetti che pure è il leghista. Ma questo lascia perplessi i berlusconiani e la nomenclatura del carroccio e li spinge a bocciare in modo preventivo norme controverse come quella che prevede addirittura la possibilità di accedere direttamente ai conti correnti per prelevare i soldi di chi non onora i debiti col fisco. Per un Salvini che autorizza la pace fiscale e per forza etaria avversa all'oppressione fiscale suonerebbe come uno schiaffo e certificherebbe la loro perdita di peso politico. Così da ieri mattina Salvini, il vice Crippa e il capogruppo alla Camera Molinari, ma anche il berlusconiano Molè, hanno bersagliato la manovra. L'obiettivo è far cambiare e presto. Siamo contrari a mettere le mani nei conti correnti della gente. Ma la critica incrocia i dubbi di molti nella coalizione di destra, anche quando avverte Meloni e Giorgetti che la legge Fornero sulle pensioni va superata. Il testo in discussione è di fatto un arretramento rispetto alle possibilità di ritirarsi in anticipo, invece il centro-destra dovrebbe eh, far vedere virgolette, che sulle pensioni si interviene nella direzione annunciata in campagna elettorale. far vedere e non si tradirono le promesse prima del voto. La richiesta di Crippa è intrigante, conferma lo iato tra le promesse e una realtà resa più prosaica da inflazione e conflitti. Non è facile da accettare per chi cerca voti nella prospettiva degli europei. Ma la situazione è così confusa e tesa che ieri il Ministero dell'Economia ha dovuto smentire le ipotesi circolate. Nella sorpresa generale ha parlato di bozze non definitive, non diffuse dal Tesoro e dunque inattendibili. Scontro risolto forse. Salvini si è detto contento: tra l'altro ha ottenuto 780 milioni di euro per lo stretto di Messina. Ma è difficile scansare una sensazione di caos decisionale questo Magari, ecco, questo è vero, ci sia un po' di caos decisionale, è eh, senza dubbio innegabile. Io, sulla questione della casa, um, apro una parentesi. Io, ovviamente i dati sono quelli che eh, non sono smentibili. No, che, che cioè, qui in realtà eh, tutte le leggi sono, fa, sono a favore di grandi fondi di investimento che gestiscono l'85% di queste questioni. Tuttavia, eh, eh, All'ombra di questa roba qui, si forma un blocco della rendita del certo medio anche magari impoverito, che è orientato da quel blocco lì, e non solo, perché io diciamo, io, secondo me, più o meno si potrebbe dire che per una generazione hanno ragione a essere orientati da quel blocco lì, no? E gli effetti devastanti secondo me si vedono nella seconda generazione, cioè quando i figli di quelli lì saranno costretti a roba lì a venderla perché non ce la faranno magari a pagarci le tasse o a Però, per una generazione in realtà è vero che cioè, la sponda di quel blocco lì non è del tutto irrisoria dal punto di vista del consenso, nonostante le statistiche no, il che in realtà. Si sta parlando di grandi fondi, però un minimo diciamo, di, di legame di massa a questa battaglia, mi è cioè, no, no, questa, questa riflessione. Ora su questa cosa che ha detto Franco, ci, vabbè, ci sono i, i retroscena di Repubblica che sono a pagina 3, si può dare un'occhiata, ma diciamo, abbastanza, abbastanza veloce. E, Ira di Meloni su Salvini, basta con gli agguati, non mi farò eh, logorare. Vediamo l'inizio. Eh, Arriva a Bruxelles senza nessuna voglia di parlare della manovra, è infuriata a dir poco. Condensa la rabbia per l'atteggiamento degli alleati, consegnando ai suoi un concetto che suona così: sembra quasi un agguato politico. Pesa soprattutto la tempistica degli attacchi nelle ultime ore, prima ancora del merito. E poi la chiusa interessante: dice, una strategia. Sa che i leader vogliono logorarla e lasciare l'onere di una manovra austera, e nel frattempo la colpiscono sul terreno su cui meglio si è mossa, quello internazionale, criticandola durante una missione all'estero. Sono segnali che di solito preludono a guai peggiori, che anticipano la fine di un esecutivo. L Accade a Berlusconi, a Renzi e a Letta, ma anche a Conte e per ultimo a Draghi. Anche per questo Meloni, che si sente forte di un consenso personale ancora alto, non ha voglia di concedere altro terreno all'alleato leghista non permetterà di cambiare ancora la manovra e se la stampa continuare si spingerebbe fino a denunciare la violazione dei patti politici assunti e a minacciare una vera e propria crisi. Ecco, ora qui rispetto a Massimo Franco che è sempre no, molto più, più centrato eh, qui siamo già un passettino no, verso le, le, le fantasie pornografiche che ovviamente sulla stampa raggiungono il top perché il commento è affidato a Sorgi, Marcello Sorgi, Melone e lo spauracchio di un asse Salvini 5 Stelle, e ovviamente questo è più divertente e gustoso da leggere. Dice: Si delinea un asse Lega 5 Stelle. Sì, la vecchia alleanza giallo verde che inaugurò la scorsa legislatura per opporsi al rigore della legge di stabilità. quindi... Diciamo, se ci fosse sarebbe una cosa buona e giusta in particolare in materia di pensioni e contro il nasprimento della norma che consentirebbe all'agenzia delle entrate di regolare i crediti direttamente dai conti correnti bancari continua a pagina 28 diamogli un'occhiata c'è qualcosa di, di, di divertente sempre repubblica scusa mi ero distratto un attimo no no la stampa la scusa, okay. stampa pagina 28 no aspetta 28 io c'ho ex silva la stampa uh, 29 eccolo eccolo quello che Ciao. tutti abbiamo una casa da un milione di euro esatto. cosa vuoi che sia Esatto. E quindi appunto si delinea quest'asse. Poi dice: però a me non mi riesce di ingrandirlo, e quindi non ci leggo veramente nulla. Vabbè, intanto, però, c'è da registrare che l'idea di una legge di stabilità da far marciare senza emendamenti alle Camere, proposta da Salvini, si è infranta. E va bene. E dice: Conclusione: era stata tanto criticata la legge Fornero che almeno. La sua autrice comunicò tra le lacrime, sapendo di dover chiedere duri sacrifici per salvare il presente e il futuro delle pensioni in Italia. Stiamo ora andando verso un giro di vita che sarà necessario, forse addirittura indispensabile, non c'è niente da dire, ma le pensioni per chi si affaccia oggi alla terza età le ridurranno notevolmente quelle per i giovani precari di oggi finirà per cancellarli. Sì, sì sorge anche ieri, appunto, dicevo, cioè, sostanzialmente eh. hanno ritrovato il senno, questa cosa qua allora. indispensabile che era anche l'intervista, cioè l'articolo di ieri della Fornero veramente pessimo. Sulla stampa, dove appunto diceva che è l'unico segnale positivo di questa manovra e che in qualche modo alla retorica eh, della campagna elettorale finalmente insomma hanno ritrovato un po' la ragione e, e hanno fatto i conti col fatto che eh, questa riforma qua non è controriformabile perché appunto eh, le condizioni date non permettono assolutamente di intervenire in quel senso e all'ombra all però dell'opposizione a tutto questo sorge ci vede il riproporsi della coalizione fra lega e il movimento 5 stelle così per dargli un tocco esotico mentre eh, su repubblica questo si segnala e basta perché anche questo siamo diciamo, soprattutto al costume a pagina eh, l'ho cancellato come fare 43 comunque nella pagina dei commenti eh, c'è folli che sostiene che dietro a tutto c'è la questione del MES, quindi ovviamente perché poi si aprirà a breve l'altro fronte, che è quello del MES, del quale se ne è già parlato tanto, però si segnala questa cosa perché magari è anche vero, ha detto che quindi fra poco si aprirà anche questo fronte. Per collegare le due questioni, quelle della, del, del diciamo di quello che succede in Italia e la questione di Gaza, che comunque è l'altra cosa no, che... È, che primeggia sui giornali, cioè, si può prendere come scusa diciamo, la questione, e ne parla sempre le pubbliche, non capisco perché mi si è cancellato tutti gli appunti fare però a pagina 9 della manifestazione no, che ci sarà per la pace. Eh, tra l'altro sì. ero ca cascato per caso in questa cosa qua. Questa è interessante, la segnalo. Sì, non penso che sarà a tempo da dirlo, però l'avevo segnalata ah, eh, do... sì, sì. oh, Guarda, ah. se, se vai avanti un attimo ci scendo... Ah no, però non so dove guardarla, se no ci do un'occhiata. Vabbè, comunque intervista no, alla fatto... moglie di Barbuti. Eh, sì. Che appunto oggi c'è tutta questa cosa qua dell'Unione Europea. Penso della pagina precedente ci sia. Sì, eh, infatti, qui. ecco il piano: USA US sul futuro di Gaza rafforziamo la NP per isolare Hamas, Questa è una, diciamo, una strategia. Tipica eh, dell'Europa, cioè puntare su quello che sta più sul cazzo alla popolazione locale. Sempre esatto, è sempre importante esatto. individuare quello che in quel momento lì viene odiato. Abbiamo visto nei giorni scorsi diciamo, le manifestazioni di Piazza Ramallah, represse, eh, eh, che erano appunto contro per le dimissioni di Abu Mazen, che ricordiamo è un, un satrapo totale, nel senso, cioè proprio una, una mano longa, proprio di una sé, cioè un clan familiare che ha, le mani, ha messo le mani eh, sulla Cisgiordania con la il consenso appunto dell'Occidente e del sostegno di Israele che consegna eh, i militanti della resistenza palestinese alle forze armate israeliane che li arrestano spesso senza processo e li tengano insomma con eh, lo strumento della detenzione amministrativa in carcere pertanto quindi odiatissimo da tutti a parte diciamo da alcune famiglie che gli arrivano qualche, eh, un, po di, un po' di gocce della trickle down economy in versione palestinese -cisgiordana. e cisgiordana e, e appunto su questo appunto uno diciamo il Nelson Mandela eh, palestinese che è no, Marvan Barguti in carcere non so più da quanto tempo, insomma da sempre, l'ho sempre visto in carcere, non mi ricordo. E la moglie dice: appunto, Abu Mazen è finito, ora tocca ai giovani liberare i palestinesi. Quindi diciamo eh, proprio un, un Subito, diciamo, una, una smentita alle ipotesi di nuovo deliranti, come puntare sul Navalny in Russia piuttosto che eh, sulla eh, dissidenza del, dell'Epoch Times uh, de, 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 come si chiama, dei Falun Gongisti in Cina. Insomma, scusami, vai. No no ma, no, no, ma io, io partivo dalla, dalla questione della manifestazione così per riallacciarmi poi in realtà con questi due articoli così. Qui c'è la questione che ne parla anche il Corriere della Sera a pagina 6. Sul fatto che la Schlein ha detto che quelli del PD che parteciperanno alla manifestazione per la pace lo faranno a titolo individuale. Tant'è vero poi sul manifesto c'è un articolo, un'intervista a Scotto che dice che loro parteciperanno mentre i 5 Stelle eh, parteciperanno con patti, fra l'altro. Eh, oggi leggevo, però stamattina prima di leggere il giornale mi hanno mandato un articolo in cui parlavano della riunione di una specie di gruppo di contatto per le questioni internazionali del PD e, e, e praticamente la riunione de, de, de la, della stazione della CIA di Roma, <ride> perché, perché, ma non è che sono no, infiltrati oppure no, no, loro sono proprio quelli la, la, la faccia visibile ufficiali. Ufficiale, ufficiale. ufficiale no? Quindi c'è neanche da dire vabbè. Comunque, a parte, a parte le battute, e quindi però qualcuno andrà a 5 Stelle parteciperanno e questo vabbè, era poi il, 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 il legame. Per, per passare a come è analizzata la questione della guerra, sì. Io avevo soprattutto segnalato con questi due articoli costi, cioè la questione del piano USA-UE no? per, per, per il avere come interlocutore la, la, la NP, fra l'altro, al di là del, del giudizio è stata di vicenda, io delle questioni interne ne so poco, poi appunto c'è l'articolo anche sul manifesto che fa Michele Giorgio e anche altri no, che parlano delle questioni proprio interne della Palestina. Però al di là del giudizio che si ha sulla ANP di ora, e anche sul del giudizio che magari si può avere della NP del passato. Il fatto è che i primi a, 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 a screditarla e a rendere impossibile all'ANP un governo effettivo dei territori palestinesi è stato Israele. Io non so se questa gente si ricorda gli ultimi giorni da Rafat, dove viveva Rafat. Cioè, Rafat viveva in una catapecchia circondata da, da case buttate giù da bulldozer, poi viveva, era moribondo però, perché assolutamente gli avevano fatto terra bruciata intorno e hanno reso... All'NP, almeno a quella generazione lì, sulla quale, ripeto, io non so turna, magari era peggio di questi, eh, non, non lo so. Però, di sicuro c'è che e, e, Israele ha reso no, no, di, di sicuro ora, appunto, da, 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 di, in, di quelle, caso, in quelle ehm. situazioni lì, la corruzione e eh. tutto quello che ti pare, a parte. Escludere dal discorso corruzione Arafat perché lì proprio vado in bestia. Perché eh, i fondi neri di Arafat, i fondi neri di Arafat erano fondi neri di fondi che se non fossero stati neri erano già stati sequestrati. Quindi erano esatto. fondi neri necessari di un leader rivoluzionario che è un, un eroe e basta. Esatto. Ah, e su eh. quello proprio non ci. Però la NP aveva già problemi allora, però appunto eh, era e comunque al di là dei problemi o non problemi, il discorso è che la NP di allora di, di, di Arafat. Era la NP che rappresentava tutti i palestinesi, cioè nessuno metteva in discussione la leadership della NP, la leadership di Arafat. Ora la NP è un clan di eh, ladri, eh, certo. di ladri e di spie, cioè, ma è però, proprio eh, nessuno la pensa diversamente. Però è diventata questo anche perché la, la generazione precedente è stata messa nell'impossibilità di. di, di, di... Di sviluppare una classe dirigente di governare perché semplicemente ha, ha vissuto assediato no? specialmente gli ultimi tempi e, eh, però eh, mi faceva anche un po ridere non c'è nulla da ridere ovviamente però questa cosa e poi alla pagina dopo come tu, tu hai già illustrato te c'è l'intervista alla moglie di, di barbuti che, che, che li smentisce perché ha, ha più il polso eh, della, della situazione e, e quindi Sanno meglio di Molinari e compagni come stanno le cose e anche della Meloni e anche di Biden, insomma, come, come stanno le cose lì dentro. Quindi è senz'altro da, da segnalare. E nulla poi, vabbè, io avevo segnalato Avevo segnalato anche l'articolo di, 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 di. Ma forse non, però ci si fa a leggere un po' di intervista. Sì, 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 sì. Ah, ci ecco. sa, ci sa, 10 minuti, scherzo la moglie di, di Barcuti a pagina 8 questa la leggerei, poi magari si segnala anche l'articolo di Michele Giorgio ma l'ha già fatto adesso il manifesto a pagina 2 quindi diciamo vediamo la moglie di Barcuti a pagina 8 4 5, 6, 7 ecco, Abumazen è finito ora tocca ai giovani liberali palestinesi si è già visto Abu non pensa solo di restare al potere a Ramallah, ma di recuperarlo anche a Gaza. Si illude. Chiunque creda di insediarsi a Gaza entrandoci a bordo di un tank israeliano è un uomo morto. Dice Fadwa Ibrahim, compagna di vita e battaglia di Marwan Barghouti, il leader della seconda entifata di Fatah e dell'ala movimentista di Fatah, in carcere dal 2002 e probabilmente per sempre. Non solo perché è stato condannato a svariare il gastro, ma perché nei sondaggi batte Fatah e Hamas insieme. Motivo per cui nessuno ha molta voglia di liberarlo, non solo Israele, appunto. Il 16 ottobre Hamas ha rotto il silenzio dicendo Hamas non rappresenta i palestinesi. Direi ormai che è lui a non rappresentare i palestinesi. Resta è il presidente eletto. Eletto sì, ma 18 anni fa la reazione a quella dichiarazione è stata una chiamata di subordinazione, non di Hamas, ma della sua stessa fatale. La sera dell'esplosione dell'ospedale Al di Gaza a Ramallah migliaia di palestinesi si sono riversati in strada per assaltare la Mucata. Ai cortei, ai funerali, sui muri, lo slogan è quello della primavera araba, giù il regime. E l'obiettivo non è solo Israele. La caduta della dell'Ammmucata, che quanto è il palazzo presidenziale dell'ANP, giusto? Dovrebbe essere sì. È solo questione di tempo. La eh, mira a ripristinare la normalità, ma quale? Se il termine di confronto è Gaza, certo, questa è la Svezia, è un po anche ironico, ma dal 7 ottobre la Cisgiordania ha avuto più di 100 morti. Dall'inizio del 23 erano stati 172 uccisi in parte dall'esercito e in parte dai coloni, che sono fuori controllo e a cui Itamar Ben Gvir, il ministro della sicurezza ovviamente israeliano, sta distribuendo ancora più armi. Fatah è un bivio, o combatto e sparisce. Cosa dice Barbuti? Dal 7 ottobre ogni comunicazione con i detenuti è sospesa, ma sulle questioni di fondo la sua opinione è nota a tutti. In questi mesi è sempre stato con l'intifada. Questa intifada però è largamente indipendente da Fatah e Hamas, tanto che è stata ribattezzata l'intifada di TikTok. L'età media è 21 anni, anni un'altra generazione, anche rispetto al bambino. Assolutamente e per questo quando Marman sarà presidente, perché si candiderà o dal calcio o da fuori. non Aspetta importa. un attimo, Tommy, ma cosa c'è un aereo e pass? No, c'è sì, sì, Ah, signora. ok. Vai 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 vai, ora va bene, vai. Il suo sarà un governo di trentenni, a ognuno il suo momento. Come finirà questa guerra? Israele non ha non ha mai avuto una strategia per Gaza, né militare né politica, altrimenti non saremmo a questo punto. E soprattutto ora è corso a bombardare senza riflettere su come venirne fuori. Si fermerà per l'ennesima volta a una vittoria simbolica, tipo l'assassinio di Ghia Sinvar, la strategia del 7 ottobre, lo stratega, scusa: che gli consente di dichiarare Hamas decapitata. E il problema resterà uguale a prima: il problema del governo di Gaza. E per questo Rabo Mazen critica tanto Hamas per proporsi al mondo come ultimo baluardo contro gli islamisti, un po' come Al-Sisi in Egitto o Assad in Siria. Perché noi invece, e per noi intendo tutti, siamo uniti. E tutti con Hamas, ma Abu Mazen al solito invece di soccorrere i palestinesi soccorre Israele. In che senso siete con Hamas? Avete idee diverse su mille cose. Hamas non è solo un movimento politico e militare, è un'idea. Siamo tutti con Hamas come sinonimo di resistenza, di azione, perché la storia dei movimenti di liberazione insegna che senza lotta armata i negoziati non arrivano da nessuna parte. L'obiettivo sono i negoziati? Non siamo terroristi, nessuno qui combatte tanto per combattere. E pensa che dopo il 7 ottobre la comunità internazionale accetterà Master il governo? E lei pensa che i palestinesi accetteranno un'occupazione infinita? Una figura di primo piano di Fatah Uli Davis ha riproposto l'idea di una confederazione, due stati distinti ma uniti. Le strade possibili sono molte, l'unica impossibile è continuare come adesso. Ma so, mi sembra per me sta portando una persona molto, molto lucida Sì, spero, non so se appunto la, la, la strategia sia appunto quella della pulizia di, oggi ci sia e sia quella della pulizia elettrica eh, definitiva come appunto emerge dal rapporto eh, di cui abbiamo parlato stamattina nel Pippone mi, a, mi auguro, diciamo mh, 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 sono tra questo e alcune interpretazioni ancora più pessimistiche dove veramente siamo al delirio distopico, che però non le escluderei perché arrivano da pian... Comunque ne parlano, ecco, non voglio dire che sia... Comunque ne parlano. Tra l'altro su questo, è... è... proprio a accennare, c'è diversa roba uscita uh, ultimamente in stampa internazionale, vediamo un attimo se riesco a... Uh... Ok, questa ad esempio è l'Economist, eh, che è già il secondo o terzo articolo in due o tre giorni che fa su questa falsa riga qua e dice perché appunto l'invasione di Gaza è stata ritardata e dice appunto la divisione tra Bibi e, eh, e i generali eh, anche ieri c'era un, un, um, un articolo sostanzialmente sulla stessa falsa riga anche il New York Times eh, dice eh, l'esercito israeliano è pronto a invadere Gaza ma eh, il suo governo diviso potrebbe non esserlo quindi, quindi uh, qui sposta il conflitto tra Bibi e i generali al conflitto invece proprio interno al governo e dice nei 20 giorni dall'attacco di Hamas le forze armate israeliane eh, appunto si sono calcate eh, e preparate per invadere Gaza ma i loro leader non sono d'accordo su cosa dovrebbe succedere adesso quindi insomma, comunque no, 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 insomma, ci sono interpretazioni diverse però appunto c'è una dialettica interna a, a, a Israele da questo punto di vista qua non solo di, interna a, a, a chi ha il potere ora è Israele che c'è una dialettica interna a di Israele l'abbiamo detto in mille modi diversi però insomma eh, e quindi però ecco all'interno di tutte queste divisioni però c'è una parte che a quel piano lì, proprio di pulizia etnica definitiva, quindi con, convincere l'Egitto, eccetera, e, e trasformare appunto eh, Gaza nella periferia della Los Angeles sul Mediterraneo, ci sta pensando concretamente, insomma, e anche eh, ragionando anche in termini di fattibilità economica, ecco, da questo punto di vista. Insomma. E ma cioè avevo segnato una costa di colore sulla stampa, ora però l'ho pensato. Oh Dio, santo, mi sei cancellato! Ah no, 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 ce l'ho sempre. A pagina 23 della stampa, la faida dei rapper milanesi, divertentissima, si gabbizzano a vicenda, ah, sì, 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 come sì, sempre questa. Sì, questa è Bellina, eh, sparò alle gambe a due rivali, è arrestato il cantante e Shiva, la giudice socialmente pericoloso, può colpire ancora, ma o perlomeno magari io, la galera so sempre contrario, ma le maglie la pistola potrebbe essere, potrebbe essere un'idea, diciamo un poi adesso. Questo... No, e anche se a me non dispiace la trap nel caso di Shiva, comunque impedirgli di fare qualche traccia per ah, un po' di eh. tempo potrebbe essere comunque un contributo positivo alla società. Esatto, però per gli appassionati di queste cose è senz'altro divertente se ne ha già parlato anche una volta mi ricordo l'anno scorso sul Fatto Quotidiano c'era un reportage su queste cose e invece su, sulla cultura meno seria eh, Repubblica a pagina 45 ristampano il Cavaliere dei de, de Rossi Mori di, di, la biografia di Giuseppe Fiori di, di, Lusso, di Emilio Lusso scusa eh, Emilio Lusso fondatore del, del partito Sardo d'Azione, già prima volontario interventista democratico nella Grande Guerra, poi fondatore del Partito Sardo d'Azione, poi fondatore del Partito d'Azione, aderente al PSI in un tentativo riuscito fino a un certo punto di far entrare tutto il Partito Sardo d'Azione nel, nel PSI e eh, insomma uno di quelli che nel PSI ebbe un atteggiamento non, non diciamo un po ambiguo quando ci fu la condanna invece da parte della maggioranza del partito dell'invasione dell'ungheria no, lui no, era un po lui Pertini assolutamente era favorevole all'invasione lui è, insomma eh, e, e poi fa, eh, comunque sulla, anche sulla scia di questo direi al psihop nel 64 c'è questa biografia di giuseppe fiori comunque no giornalista del TG2 eh, no, il nostro ettore, che è il nostro scienziato di riferimento anche per le cose climatiche, eccetera, dice che era un amico di, di suo nonno che andavano a caccia insieme. Ah, ecco e, mio... e, 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 e Giuseppe Fiori, eh, io allora, questa biografia qui per la verità, io non l'ho mai letto. Io Ho letto quella di Gramsci e di Berlinguer. Giuseppe Fiori, che è uno che scrive sa che scrive molto bene. È un giornalista. Che però, quando si mette a fare lo storico, a differenza di Paolo Mieli, tanto per un nomi è uno davvero bravo e quindi questa ristampa è senz'altro senz benvenuta c'era e... anche un altro fatto molto carino di costume che riporta il giornale a pagina 15 orgia gay bufetti questa è interessante gigolò in overdose da Viagra nel festino in casa del parroco il vescovo costretto a dimettersi sostanzialmente non hanno chiamato i soccorsi perché eh, appunto non volevano scoppiarsi lo scandalo e quindi insomma la, la situazione la, la, il quadro clinico è andato ovviamente peggiorando queste sono sempre cose che fanno bene al cuore perché diciamo eh, anche i preti diciamo si di Ecco, contro, contro un'immagine ecco grigia e passatista del clero, invece insomma eh, fanno tutto quello che, che è necessario fare. E basta, io non ho. Eh, no, neanche io. Aspetta, sì, no. <coughs> allora, ora muoio. E... Niente vi volevo dire questa cosa qua siccome è importante scusate non, non gli abbiamo dato abbastanza risalto eh, per incapacità organizzativa nostra eh, ma appunto eh, domani c'è un'importante manifestazione a Roma a invitiamo tutti 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 ad andare anche se noi in realtà cioè io e la Leti non ci saremo un bel po' di otto linee ovviamente ci saranno perché eh, domani c'è anche un'altra cosa che appunto purtroppo era stata decisa prima eh, eh, Insomma, e va bene così che degli amici di Genova che sono riusciti a mettere insieme un bel po' di sigle, anche di organizzazioni politiche, militanti, giovanili, eccetera. Insomma, hanno fatto un lavoro di connessione interessante. Faranno questa eh, iniziativa dove, appunto, saremo presenti anche noi. Ci sarà anche in collegamento da eh, Chan Zhou, eh, il mitico eh, da Zibao eh, non mi ricordo chi altro c'è. Comunque, insomma, ci sono tre o quattro, quattro relatori. E sarà un'iniziativa in insomma un po' questa cosa un po' provocatoria di eh, perché l'Italia dovrebbe entrare nei BRICS in qualche modo. È un'iniziativa eh, carina eh, e soprattutto insomma una realtà eh, interessante. Questa che hanno anche il canale Telegram di eh, si chiama Contronarrazione, che comunque appunto eh, in maniera abbastanza lucida riescono a mettere insieme intorno a iniziative di questo genere qui sigle un po' sparse. Se vedete il volantino, poi lo pubblicheremo insomma nei canali di Ottolina, insomma, vedete che c'è proprio una selva di 10-12 sigle che insomma si sono messe insieme per fare questa iniziativa qua quindi è una roba che salutiamo assolutamente con ma, uh, super interesse e favore però appunto tutti gli altri che non sono proprio lì eh, cioè andate a questa cazzo di manifestazione di Roma tra l'altro faccio un appello agli Ottoliner ci sarà Clara Statella a girare un po' di roba ci siamo scritti prima però se eh, ora poi magari no, anche nei nostri canali vari interni eh, cerchiamo un po' di corso eh, se riuscite ad andare, avete un po' di. Eh competenze nel campo del videomaking, lo dicevamo anche con, con Granato mercoledì scorso andate, girate, scriveteci mail, diteci, mandateci girati eccetera che poi magari noi riusciamo a fare un po' una copertura di questa manifestazione qua perché sarà molto delicata perché ovviamente diciamo a parte abbiamo visto insomma eh, eh, sappiamo un po' le difficoltà a fare cose che appunto vengano etichettate con uh, no, uh, co, co, come antisemite basta insomma dire che se contro un genocidio, oggi è diventato così essere contro un genocidio, è essere antisemiti e, e quindi ci sarà una campagna abbastanza di delegittimazione in quella piazza lì, abbastanza potente tra l'altro da questo punto di vista qua invito anche diciamo le persone di buon senso a non esacerbare insomma a non dare adito ecco, a, a queste strumentalizzazioni quindi magari cartelli con uh, la stella di David uguale alla svastica ecco, io tendenzialmente li eviterei ecco, non, 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 non servono a una sega, servano solo agli altri a rompere i coglioni, a trovare una scusa per rompere i coglioni, quindi eh, critica feroce, siamo tutti indignati e nessuno lo è più di, no, nessuno, insomma, noi siamo i primi a essere estremamente indignati, però insomma eh, cerchiamo di, 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 di uh, fare in modo che, che, che traspaiano eh, i temi giusti e non le puttanate ecco, e comunque a parte questo, proprio dal punto di vista logistico organizzativo, se andate, cioè avete una telecamera, un microfonino, sapete tenere in mano una telecamera eccetera e se ci contattate cerchiamo un po' di fare una roba di, di, vecchia scuola in di media insomma di far mettere un po' eh, di giornalismo distribuito eccetera mandateci roba e noi cerchiamo eh, con l'editor tra, tra gli otolini vari di farne qualche cosa per dare una insomma una rappresentazione di quella piazza lì eh, seria eh, e non ah, buttarla in cacciara se vedete, se vedete Conte, fate un selfie con lui e poi andate esatto. a casa a dire ai vostri figli: questo è il selfie di Conte. <ride> Va benissimo, noi ci vediamo domani sera con la bolla. E la prossima settimana, programmazione di Ottolina completamente da improvvisare, da fare perché, appunto, noi martedì notte io e l'editor, che diciamo sono, siamo gli unici full time che lavorano per Ottolina, e, e saremo a Samarcanda. Eh, ospiti dell'associazione Conoscere Eurasia perché c'è il sedicesimo forum eh, di appunto di, di, di amicizia eh, eurasiatica. No, scusate, non è questo il nome esatto ma non mi ricordo, è il forum di Verona per la cooperazione di Stocazza, insomma, eh, che prima, fino a, appunto eh, è di Verona fino a, a prima della guerra della nuova fase della guerra per procura in Ucraina, veniva svolta a Verona, poi non è più stato possibile quindi quest'anno si svolgerà a Samarkand e quindi saremo lì, però da lì cercheremo di fare un po', di, cioè noi faremo interviste, chiacchiereremo eccetera però non sappiamo bene come riusciremo a trasmettervele, ecco queste cose qua faremo tutto il possibile, noi andiamo lì per fare, per, per raccontarvi questa cosa qua importante, però non sappiamo bene come saremo organizzati, quindi la programma standard di Ottolina la prossima settimana salterà completamente per tutta la settimana, perché appunto ritorniamo poi il sabato notte questo. Oh. Eh, allora, Bene, io stai per in una casina su, sì, 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 no, no, ma infatti vado solo perché c'è un charter organizzato. Ah. Andiamo, eh, se no, io non, non mi permetterei mai ecco, di andare in terre remote. L'ho fatto per tanti anni e ho ancora molto da pentire eh, diciamo, da espiare. Esatto. Quindi per ora io sto. Uh, non esco dai confini della circoscrizione 7 di Pisa, Barbaricina Cep. Ecco, questo è. È importante sottolinearlo sempre e, e niente basta. Ci vediamo chi a Roma, chi a Genova. Buon weekend a tutti. Tommaso, non, non ci vediamo appunto venerdì prossimo, ci vedremo quello dopo. Eh, grazie ancora. Ciao a tutti gli otto liner Buona giornata. Ciao 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 ciao.